Prima di presentare la nuova stagione, credo sia opportuno parlare un po' di quella che è stata tutta la stagione precedente, 2020-2021, una stagione, come voi ben sapete, molto complicata da tanti punti di vista, principalmente per via del Covid, che ha creato tanti problemi a livello sanitario, fortunatamente a noi in misura ridotta, ci ha costretto purtroppo a fare a meno quasi tutto l'anno dei nostri tifosi, che per noi è un fattore molto, molto importante, non solo dal punto di vista economico. L'anno scorso siamo partiti un po' fra lo scetticismo di gran parte della stampa, delle televisioni, di gran parte degli addetti ai lavori e in parte anche dei nostri tifosi. Nonostante questo e nonostante un'annata difficile anche per gli infortuni che abbiamo avuto, perché ricordo perché abbiamo avuto, oltre agli infortuni ordinari, infortuni di lunga decenza per tanti giocatori importanti, un po' ci hanno condizionato, però nonostante questo credo abbiamo fatto un campionato dignitoso. Per quanto riguarda la squadra, ci sono sicuramente dei confermati con la soddisfazione di tutti, prima di tutto dell'allenatore, parlo di portiere Cipriani, Rossetti, Lorenzoni, Migliorini, parlo di Valdesi, di Fantoni, parlo di Bencini, parlo di Polo, parlo di Romano. A questi ci va aggiunto tre acquisti secondo me importanti: un difensore di esperienza che si chiama Fanetti, un centrocampista che viene dall'Aglianese, si chiama De Vito, e un attaccante esterno che viene da Grazia, si chiama Bellini. Aggregati a questi ci sono una serie di giovani, oltre ai nostri che c'erano anche anno, tipo Rannini, tipo Prosperi, tipo Moruzzi. Ci sono 6 o 7 del 2003, che è obbligatorio averli in squadra perché devono giocare, che vengono dall'Unione Juniors, faranno la preparazione, verranno valutati, come l'anno scorso non hanno fatto neanche una partita, anzi la prima di campionato e basta. Verranno valutati dal mister e speriamo siano tutti ragazzi che possano dimostrare qualcosa e possano darci una mano nel corso del campionato. Questo non è una rosa che non è completa, il mercato è molto lungo, noi abbiamo le nostre necessità, sia come capacità, sia come caratteristiche, ma anche come costi, diciamo così, tanto per essere chiari, e quindi non ci facciamo prendere la mano da niente, stiamo lavorando come società, in collaborazione con il nostro allenatore, stiamo valutando quasi tutti i giorni una serie di nomi che vorremmo rinforzare questa squadra, sicuramente in un attaccante e anche in un attaccante esterno, visto che stamani da stamani è ufficiale che Gerardini non fa più parte della stagione.